Ciao ragazzi, sono Federica della Pole Passion Academy e per la serie dei nostri tutorial Io resto a casa, stasera vi do un piccolo circuito di pool gym che potete tranquillamente allenare a casa vostra se avete il palo e ripetere quante volte volete. La cosa fondamentale prima di ogni esercizio è quella di fare un buon riscaldamento alla fine del vostro percorso, dovete fare un defaticamento. Quello che andremo a fare stasera sono una serie di esercizi per lo shoulder mount, l'inversione e per la spinta di avambraccio. Ok? Quindi partiamo con lo shoulder mount. Mi metto in questa posizione dove la mia scapola praticamente si appoggia sul palo, il mio trapezio quando vado a fare questa rotazione toccherà il palo, la testa guarda verso il soffitto, il braccio del trapezio appoggiato al palo prende il palo in basso, l'altro sopra, mani in capoletto. Che cosa vado a fare? Tiro con le braccia come se volessi portare il palo a terra e sollevo il pube. Stessa cosa lo faccio dall'altra parte. Lo ripeto per 10 volte. Nel secondo giro farò lo stesso esercizio portando sulle ginocchia e cambiando. Nel terzo giro chi ce la fa chiaramente andrà ad aprire le gambe in inversione da shoulder mount. Viceversa, se siete proprio novizi, quello che vi consiglio è semplicemente di fare questo ripetuto mentre circuiti o almeno cercare di tirare su il sedere, perché è la cosa difficile, cioè di alzare il pube e di staccare i piedi da terra. Provate, provate, provate. All'inizio è davvero un po' avvilente perché non ci si riesce. Piano piano poi riuscirete a farlo. Chi invece è più avanti parte direttamente con le praticamente portando le gambe in squadra e così via. Si può fare anche dall'alto in base a che livello di polla avete. Considerate anche che potete aumentare le serie, quindi se siete già pratici lo fate 10 volte la prima volta, 15 la seconda, 20 la terza. Questo per quanto riguarda il primo esercizio. Per quanto riguarda invece lo straddle, quindi inversione, preparazione, mi metto di spalle così mi vedete. Abbraccio il palo, braccia chiaramente altezza ascella se siete le prime volte. Da questa posizione qui vado su con le gambe piegate e poi cambio lato. Nel secondo circuito lo faccio con le gambe a squadra, cambiando lato ogni volta. Nel terzo lo faccio di seguito. Vi consiglio di farlo almeno 3 volte per lato per ogni circuito per andare a intensificare. Ovvio è che se siete proprio base base fatelo solo con le gambe piegate. Poi, se invece siete già preparate, lo fate direttamente con le gambe tese, partendo da terra con le gambe tese. Chi è più avanti lo farà dall'alto. Anche qui andiamo sempre ad intensificare l'allenamento e il numero di ripetizioni. Ultimo esercizio per oggi, spinta dell'avambraccio. Quindi, che cosa faccio? Prendo il palo, avambraccio altezza mento, altro braccio molto in alto, spalla bella attiva e bassa. Da questa posizione, partendo dalla mezza punta, con la spinta dell'avambraccio mi stacco. Ok? Vi faccio vedere anche da questa posizione per farvi vedere la spalla. Tac. Poi prendo e cambio lato. Primo giro, stacco solo il sedere. Secondo giro, incomincio a tenere qualche secondo in più lo stacco. Terzo giro, idem, ogni volta cambio lato. Anche qui, se siete più avanzate, potete farlo dall'alto. L'importante è che ogni circuito sia composto da un esercizio per lo shoulder mount, da un esercizio per lo straddle o inversione e da un esercizio per la spinta dell'avambraccio. Ogni esercizio va ripetuto per un numero uguale o superiore di volte. Quindi, per ipotesi, vi faccio un esempio. Primo giro faccio 10 shoulder ogni volta cambio, poi 3 inversioni per lato ed infine
10 spinte da lombraccio. Il mio secondo giro sarà o 10 volte di shoulder mount piegando le gambe o 15 volte nello stesso modo. Idem, stessa cosa per lo straddle. O tengo 3-3 stendendo le gambe oppure aumento a 5-5 con le gambe piegate. E stessa cosa, 15, oppure tengo più secondi. Terzo giro, incremento ancora. L'importante è che ogni volta che ripetete il circuito abbiamo sempre i tre esercizi fatti dal lato da lato. Spero che vi sia piaciuto questo tutorial. Vi ritorno ad invitare a chiederci qualsiasi cosa vogliate vedere in questo momento, perché noi vi siamo vicini anche se distanti. Quindi mettete il like, scusate, iscrivetevi al canale in maniera tale che potete rimanere aggiornati. Ogni giorno ci sono tanti tutorial per chi ha il talo e per chi non ce l'ha. Seguiteci sui nostri social e chiedeteci tutto quello che volete. Per stasera vi ringrazio, io resto a casa, andrà tutto bene e vi mando un bacione. Grazie, ciao!